L'associazione Favole Seriche, attraverso un programma di iniziative, promuove le tradizioni e l'artigianato campano e del Real Sito di San Leucio, oltre a promuovere mostre ed esposizioni di oggettistica di produzione artigianale ed abiti realizzati con materiali pregiati, quali le sete di San Leucio. L'associazione produce e mette in scena spettacoli teatrali in costume ed offre servizi vari per la promozione turistica e culturale del territorio. L'associazione Favole Seriche ha acquisito durante 5 anni di attività la capacità di sviluppare ed organizzare spettacoli ambientati nel Settecento al fine di promuovere la cultura del Real Sito di San Leucio e delle tradizioni seriche risalenti a quel periodo. A tal fine si avvalsa del supporto di direttori artistici di fama nazionale, quale Paolo Todisco e Michele Pagano, e di artisti con specifiche competenze maturate grazie a studi accademici e consistenti esperienze di recitazione. Essa pertanto cura completamente l'organizzazione della scrittura, sceneggiatura e regia, fino alla fornitura di costumi, attori, figuranti, danzatori e musicisti per rappresentazioni di rievocazioni storiche dal Medioevo ad oggi. Tra le produzioni che hanno riscosso il maggior successo si citano Maria Carolina e Sarà chiamato re, entrambi di Salvatore Macri, spettacoli itineranti, scene di vita quotidiana con musica e danze, cortei storici. I tableau vivant rappresentano uno dei punti di forza dell'associazione. Il salotto del tè, una partita a carte tra dame e gentiluomini, la visizione della regina, il girotondo dei bambini sono alcuni esempi della vita che si viveva nel XVIII secolo. Essi possono essere rappresentati in luoghi aperti o al chiuso e accompagnati con musica e danza del periodo. Anche scene spettacolo di grande effetto e anche la sartoria, come potete ammirare dagli abiti, la cura dei dettagli, la musica con forniture di danzatori, cantanti, musicisti, danze e canti popolari di corte per organizzazione di convegni, meeting e mostre. Un applauso alle Favole Seriche. Grazie. Grazie ancora. E adesso per tutti i bambini.